Maglietta cambiata, tastiera pure. Ma allora siamo pronti? Siamo pronti per affrontare 13° e 14° livello, rispettivamente i livelli del fuoco e dell'acqua. Con livelli contrapposti che hanno suscitato contrapposte emozioni. Ma ragazzi, non voglio spoilerarvi altro, quindi godetevi il video. Arriviamo a 7000 like per il prossimo episodio e buona visione. Ciao a tutti ragazzi, qui sono FotoCixMurri e benvenuti nel non episodio di Christmas Calendar. Ragazzi, siamo di fronte al 13° livello, che segna ufficialmente l'inizio dell'altra, della seconda metà di mappa. Quindi non vedo l'ora di iniziarla insieme a voi. Quindi mi raccomando, raggiungiamo i 7000 like per il prossimo episodio. Il 13 è vero, dovrebbe essere un numero fortunato, ma la seconda metà di mappa non mi ispira per niente. Ecco appunto, che cazzo è, che siamo ad Halloween, che cosa ci fate voi qua? C'è della lava e non ci sono scalette, quindi se cado, crepo e basta. Quindi direi di usare il Keep Inventory, perché tra l'altro mi avete scritto come su il Keep Inventory. Silenzio, mi devo concentrare per scriverlo. Se riesco a scriverlo, 7000 like. Boom, bitch! Keep Inventory messo! Così tanto se cadiamo, riprendiamo tutta la roba, perché come avete visto, non ha senso prendersi le mele. Oh, minchia, c'è un bottone, chi cazzo l'aveva visto? Ah, ok, mi dà la speed, perfetto. Che cosa fa questo pistone, scusatemi? Io prima di fare le cose... Ma sei scemo? Ma come cazzo faccio a farlo in una run? Gimme speed. Va bene, quanto abbiamo di speed? Proviamo, proviamo. Allora, 3, 2, 1, via. Mi prendi per il culo? Come cazzo faccio? Sì, vabbè, dai, guarda che sbaglio pure i primi salti, vabbè. Ciaone proprio. Allora, quindi, dobbiamo avere un po' di velocità. Impossibile da fare, porca troia. Però mi sto rendendo conto, raga, che ci sono delle grate lì, giusto? E visto che questi poi vanno a scomparsa, scusate, ma proviamo. Tanto vaffanculo, una morte in più, una morte in meno. Cioè, se io aspetto che questo parta e poi lo bypasso, tipo faccio così, sono un fottuto genio. Ok, allora ci siamo. Oh, perfetto, guarda qua, che genio, cazzo. Che mente brillante. Olè, problema risolto. E non è cittare, è problema di programmazione. Quindi, chi ha fatto la mappa, sei un coglione. Perché o volevi che qualcuno si accorgesse di questo. Anche perché se mi metti queste, mi sa che volevi proprio questo. Quindi, no, non sei un coglione, ti voglio bene. Facciamo quattro figli insieme. A questo punto, qua. E ora dove vado? Lì o lì? Mi sa di lì, perché lì c'è una ragnatela. E noi, aspetta, mettiamoci al centro. Suca, non la prendiamo la ragnatela, quindi fermo qua. Prendi la rincorsa di Cristo, bravo così, cazzo. Vai così, muri tutto in una botta. Non dobbiamo morire più d'ora in poi. Ecco, per l'appunto. Monoggio. Devo imparare a chiudere quella cazzo di bocca, perché mi porto sfiga da solo, per Dio. Ah, aspetta ragazzi, prima di continuare sacrifichiamo l'unica mela d'oro che abbiamo a Gesù, che lo abbiamo un pochettino preso in giro negli ultimi tempi, ma che in realtà è l'unico che ci può aiutare in questa serie. Quindi abbiamo sacrificato la nostra mela d'oro. Quindi adesso dovrebbe essere tutto molto più easy, perché dovremmo avere una mano da lassù che dovrebbe aiutare con questi parkour. Minchia, con la tastiera nuova, ragazzi, vi giuro che magari cado più volte di prima, ma è un piacere giocare, perché la barra spaziatrice va avanti da sola, che porca troia, non serve nemmeno che la premo. Ok, boom, e parte in mezzo. Ok, perfetto. Ora, con calma. Ci sono tre pulsanti. Quale premerò? Secondo me uno di questi me la butta in culo. Quindi... niente. Che cazzo li metti a fare allora, tre pulsanti? Scusami. Andiamo qua. No, 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 no. Merda, non erano nemmeno checkpoint quelli. Ok, ok, ci sta, ci sta. Dobbiamo sacrificare però una enchantata. Ok, Gesù non ci ha aiutato, quindi va bene Gesù, questa me la paghi. Cerchiamo allora di spostarci un po' più a destra, no? Vediamo, Buddha, questa è per te, Buddha. Dammi, tu che sei bello pacioccone, bello sempre sorridente. Ti vedo sempre lì che mangi, mangi, però sei sorridente. Aiutami a superare questo livello, perché dobbiamo andare spediti verso il livello 25. Ragazzi, io sono con la testa già al livello 25. Non me ne frega un cazzo di questi livelli. Questi livelli per me sono giusto un allenamento, perché... ecco, per l'appunto. Grazie Buddha, complimenti. Ti ho fatto un sacco di complimenti. La prossima volta col cazzo che ti dico che sei bello e pacioccone. Non so più a chi rivolgermi. Perfetto, adesso con estremissima calma andiamo ad affrontare questo livello molto 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 male, molto male. Ok, perfetto. Merda, queste cazzo di ragnatele.
Bene. Bene. Oh merda, qualcosa mi dice, dobbiamo andare lì. Quindi noi facciamo esattamente un bel tuffo, vaffanculo, per espiare i nostri peccati. Oh Dio santo, perfetto. Adesso, da che cazzo è questa cosa? Ma come cazzo faccio a fare una cosa del genere? Allora, io direi di bypassare la prima torre e andare vaffanculo qui. Ora, il discorso è... Dai, dai, sì, oh cazzo che bomba di giocatore che sono. Oh, vai, 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 ma porca troia, come faccio ad andare avanti? Concentrazione, concentrazione, Murri, non perdere la calma, allora. Ecco. Sì, ok, ora. Beh ragazzi, ho dovuto per forza guardare online come minchia si facesse questo livello. E ho scoperto che stavamo sbagliando tutto, tutto. Perché... non devo girare da blocco a blocco, ma devo andare dal blocco più vicino all'altro. Mi spiego meglio. Allora, intanto primo salto non lì, ma qua. E fino a qui ci siamo. Adesso devo... Oddio, stavo cadendo. Adesso devo andare lì. Bene. Così, perfetto. Vai, Murri. Ok, vai, sali, ti prego, non fare cazzate. Bravo. Adesso penso che... bravo così, cazzo, madonna, sta andando fortissimo, sta andando. Vai, vai. Porca troia, sì. Vai, 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 Murri, vai, Murri. Non puoi sbagliare adesso. Oddio, sì. Sì, piano, Murri. Adesso è il salto finale. Vai, vai, cazzo. Fanculo. Vai. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ok, ok, piano, piano, piano adesso. Mamma mia, allora. Stiamo calmissimi perché adesso c'è... oh my god. Oh cazzo, guardate che salti devo fare. Eh no, suca, qua mi prendo le mele con Fire Resistance. Ok, con Fire Resistance dovrei essere a posto. Anche perché me le dà lui con Fire Resistance. Quindi ok, ok, piano, piano, piano. Non dovrei avere troppi problemi con Fire Resistance. Deve essere solo un problema. Ok, c'ho praticamente 5 minuti di Fire Resistance. Quindi è ok come cosa. Ok, vai qua. E adesso... merda, 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 merda. Cerchiamo di andare il meno possibile nella lava, giusto per non farla sembrare... oh, per farla sapere meno di cheat. Ok. E adesso, ragazzi... ok, questa è una specie di checkpoint. Uno qua, poi... qua. Qua. Perfetto. Minchia, là dobbiamo andare praticamente nella ringhiera. Sì. Oh, porca vacca, sì! Mamma mia, ce l'ho fatta! Stiamo andando speditissimi, 14° livello. Non me ne frega un cazzo, ne dobbiamo fare due necessariamente. Pronti tutti insieme ad aprire? Boom! Vediamo cosa cazzo ci aspetta. Oh cazzo, ma è il livello della lapislazzuli. Praticamente siamo tipo nella casa di uno, di un babbo, cioè un riccone di merda. È come se gli stiamo ciulando la casa a tutti gli effetti. Quindi dobbiamo fare... oh, mamma mia, che forte! Sì, mamma, oddio, ragazzi, sto andando fortissimo. Boom, è incredibile. No, cazzo. E fin qui siamo a posto. Adesso andiamo là. E qua c'è il punto con il blocco. Pam, ok, le pressure plate ormai non hanno segreti per me. Adesso andiamo pure qua e facciamo questo. Oddio, questa era veramente alta. Aspetta, sono confuso, ragazzi. Se ritira il blocco, come faccio ad andare avanti? Allora, se lo premo una volta, esce. Se lo premo un'altra, esce fuori. Bene, ok, ci siamo, esatto. Era proprio così. No! Merda, non dovevo cadere qua. Perlomeno abbiamo capito che quel punto è veramente una cazzata da fare. Perché basta salirci una prima volta e farlo uscire. E poi la seconda volta... scusate, una prima volta e farlo entrare. E poi la seconda volta per farlo riuscire fuori. La cosa figa di sta mappa, in effetti, è che... almeno in alcuni livelli non sai bene all'inizio dove cazzo andare. Infatti, ad esempio, nel livello di prima ho dovuto veramente cercare su YouTube il tizio che la fa, come cazzo la faceva. Ok, rieccoci qui, qualcuno sta stampando dalla mia stampante. Oh, porca vacca, che potenza che sono. Allora, adesso, il mio dubbio è, questo salto lo devo fare con la cascata o no? Bella domanda, Murri. Ah, ecco. C'era un cazzo di blocco nascosto. Perfetto, l'abbiamo tirato fuori.
Oddio, che cazzo di salto ho fatto, ragazzi, davvero. Vediamo se ci sono altri pulsanti. Mi sa di no, questo. Oh, mamma mia, ragazzi, ma che cazzo di... Oh, dai, dai, Murri. Sei il migliore di tutti. Ok. Ah, sì. Vai, vai, sono un diavolo, cazzo. Sono un fottuto genio. Wow, sì, sì, l'adrenalina è alle stelle, ve lo giuro. Dovete credermi, ho l'adrenalina che mi scorre nelle dita. Oddio. Mi sa che c'è un checkpoint qua. Questo dovrebbe essere un checkpoint, figa. Ah, ok, devo salire lì, perfetto, perfetto, perfetto. Wow, ok, checkpoint aiuta davvero tantissimo, ragazzi, perché stiamo salendo lenti come un bradipo con la slow potion di Minecraft. Però stiamo salendo verso la seconda parte del 14° livello. Ma ho libertà di salto? Sì, ok, c'ho libertà di salto. Bene, qua. Fin quando non mi mette per sul plate è tutto a posto. Wow, bamba! Ok, 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 adesso quel salto me lo faccio in una unica rush? Sì, direi di sì, cazzo! Vai, vai, porca troia, vai! Settiamo lo spawn e si dorme, ragazzi, incredibile! 13° e 14° livello, ho un'atida X-Murri Pounds, ragazzi! Mi raccomando, se la serie vi sta piacendo, continuate a supportarla per, non lo so, perché mi volete bene. Grazie per aver guardato e al prossimo video! Woo!